Ciao ragazzi, Lambrenedetto. Mamma mia, guarda che bei fiori questi qua. Sono qui nel bel paese, a Ibiza, e mi segnalano in Albania la presenza anche quest'anno massiccia di turisti italiani. E non solo italiani, perché l'Albania negli ultimi anni ha avuto comunque una crescita anche da turisti, diciamo anche dall'est Europa, tedeschi, svizzeri, diciamo che ha avuto un forte impulso, ma in particolare tantissimi italiani. E vi spiego un po', diciamo, le zone di mare più belle dell'Albania, dove andare, visto che comunque sono stato il primo a far vedere un po' le zone di mare in Albania, quando ancora su YouTube e sui social, sul web, praticamente non c'era assolutamente nulla tranne un paio di filmati inerenti alla guerra, ma comunque non c'era assolutamente niente prima che io comunque andassi. Poi sono tornato, mi ricordo che andai in televisione, radio, parlando di questi bei posti e del fatto che entro poco tempo l'Albania sarebbe diventata una meta gettonata, anche grazie comunque ai video con che ne fecero 1 milione di visualizzazioni, Lambrenedetto. Mi risero in faccia e invece ho avuto ancora ragione, tanto è vero che l'anno dopo che io andai diventò l'Albania la meta più cliccata e ricercata, diciamo, sul web. Diciamo che anche Lambrenedetto fece una bella pubblicità all'Albania. Allora, le zone di mare più belle sono quelle che prendono, diciamo, da Valona in giù, quella famosa spiaggia carina che si vede in tutte le fotografie, si trova sotto la località di Sarande, e questa località, diciamo, con questa bella spiaggia si chiama Ksamil. Spiaggia carina, bella, bei colori, niente da dire, per l'amor di Dio, non è Cala Salada o Cala Conte, però lì è bello, veramente bello, merita. Il mare è buono in Albania, dalla parte, diciamo, sotto Valona. E per arrivarci, adesso mi pare forse vogliono fare un aeroporto, non so se l'hanno già fatto, però io quando andai a Tirana e mi feci 6 ore di pullman, perché io avevo intenzione comunque di vedere Tirana e vedere l'Albania, perché secondo me se andate solo al mare perdete, diciamo, quello che ha di bello l'Albania, che è comunque la parte più interna. Ci sono dei fiumi con lo smeraldo, ci sono delle città interessanti da visitare, anche patrimonio dell'UNESCO, come può essere Argiro Castro, la città fatta di sassi. Quindi io consiglierei di unire il mare a un giro anche dell'Albania. Berat è carina da visitare. Ci sono tanti posti comunque, ma più la natura, anche il discorso scendendo, ripeto. Però si può fare anche solo quello, la zona di mare, e muoversi magari 1 o 2 giorni, perché se andate a Sarande, quindi al sud, dove c'è questa bella spiaggia di Ksamil, io vi consiglio di stare a Sarande, perché Ksamil poi è un villaggetto, non c'è proprio niente, almeno a Sarande un po' di vita notturna, ristoranti ci sono molto di più che lì, che è piccolo. Chiaro, non troverete la vita notturna di Ibiza, però diciamo che io vi consiglio di stare lì e col pullman magari muoversi e andare lì alla spiaggia, però vabbè, vedete voi. E cosa vi devo dire? Ecco, sì, velocemente si potrebbe arrivare, molti adesso che arrivano, o si arrivava già anche ai tempi, si scende a Corfù in Grecia, si prende il traghetto e si arriva subito lì, perché in realtà Corfù è proprio di fronte a Sarande. Quella zona lì è interessante, una pozza chiamata l'Occhio Blu, che è lì abbastanza vicino, lo conoscono tutti, ci arrivate penso in mezz'ora, che è abbastanza vicina comunque, e poi magari da lì potete andare anche a visitare, appena sotto a Ksamil, un parco archeologico molto carino che è quello di Butrinto, che è anche una zona di mare abbastanza carina lì, devo dire, e da lì potreste anche prendere il pullman per andare ad Argiro Castro, che partono in centro, diciamo, la città di Sarande.
gli albanesi sono molto accoglienti, è una delle due nazioni al mondo dove siamo ben visti, la seconda è la Russia, l'Albania siamo ben visti, miracolosamente. Allora, io dico, quando sono andato io, adesso non lo so, però la gente è molto accogliente, molti parlano italiano, i prezzi ovviamente sono lievitati rispetto a quando sono andato io. Io pagai per una settimana a Sarande 80 euro, un albergo 4 stelle con prima colazione. 80 euro io, 80 euro mio amico, 160 euro per una settimana in due, quindi 80 euro a testa, 4 stelle, wifi, lettino privato, prima colazione. È chiaro che oggi non ci sono più questi prezzi, è chiaro che tutto è esploso come io vi dissi, però i prezzi sono ancora competitivi rispetto all'Italia, specie se non vai magari al mese d'agosto. L'ideale sarebbe andare giugno, luglio, settembre, anche direi, anche settembre. Le strutture sono nuove, molte, ben ricettive. Io mi sono trovato bene. E mangiare è buono, genuino. E i prezzi dipendono dove andate. Perché già allora, quando sono andato io, che non c'era praticamente turismo, pochissimo, dipendeva dove mangiavi. Un conto è mangiare in prima fila sul mare, non so, con la vista del mare, è un conto andare già una via dietro. Io mi ricordo, vi faccio un esempio, se pagavo 10 euro per modo di dire a mangiare con vista mare, bel posto, pettinato, andavo la via parallela dietro, spendevo 5 euro, andavo ancora quella dietro, ancora ne spendevo 3. Quindi lì dipende proprio da dove andate. Allora i prezzi erano esagerati. Io feci allora anche un video sugli investimenti immobiliari, perché stavano costruendo tantissimi residence nuovi e gli appartamenti allora, in quel video che feci, cos'era, 8-9 anni fa, 2015 mi pare, non mi ricordo più quanto cazzo era, 8-9 anni fa, gli appartamenti costavano 30-35 mila euro. Io difatti dissi, se dovete investire in Albania, fatelo adesso, perché poi i prezzi esploderanno. Oggi quei prezzi lì sono il 4 o 5 volte di più. Cioè, quello che costava una volta 30.000, 40.000, oggi viene 120, 150, sono quadruplicati. Dissi anche che come investimento buono era quello di prendere terreni alla periferia della cintura delle grandi città, perché poi le città si sarebbero espanse fuori. Io lo sapevo perché sta roba è successa anche in Romania, dove la famiglia dove io abitavo gli consigliai ai tempi di comprare terreni che pagarono, non so, l'equivalente di 5 euro, poi diventarono nel giro di pochi anni a 500 euro al metro quadro, perché poi le città si espandono e quindi i terreni all'esterno diventano cari. Oggi investire in Albania, vabbè, bisognerebbe guardare un po' i posti. Le zone di mare lì sono diventate cari. I primi che l'hanno comprato lì, perché sono sempre più intelligenti, saranno gli scandinavi. Infatti c'era una grande comunità scandinava di così. Beh, io vi saluto ragazzi, un giro in Albania secondo me merita sempre di visitarla, unendo magari, ripeto, il discorso di mare anche con anche diciamo le città patrimonio dell'UNESCO. Ciao ragazzi.